Salve a tutti, siamo qui di nuovo col canale a cui abbiamo di recente cambiato il nome. Come l'abbiamo richiamato, Gianluca? Perché Natural Born Tubers, che è l'abbiamo. collegato ad un blog Esattamente. ovviamente che si chiama Natural Born Critics. Anzi, passateci, magari fateci anche 500-600 visite, ricaricate la pagina 1000 volte, tanto sono tutte visite per noi. Fateci anche un bonifico al conto in banca che Sì, trovate in sì, sì. descrizione. Poi dicevamo, ecco, guardiamo un po' gli effetti di luce. Allora, Gianluca, a te piacciono i giochi stealth, vero? Sì, no, l'ho giocato un paio di Cosa ti piace? recente. Ho Manhunt? finito, esatto, quello l'ho Manhunt finito e forse il mese Hitman. scorso, potrei anche farne una recensione, potremmo anche farne un video in futuro, magari, non si E di sa. questo anticipo della mia prossima recensione, sai qualcosa? L'hai mai visto? Ci hai giocato? Mi sembra tipo uno Splinter Cell, Quale Splinter Cell? qualcosa. Lo sai? Non ci hai mai giocato? No, cioè, Il so che primo. ce n'era uno Fumble Bundle di recente, però Cioè, insomma, era gratis questo. Questo è il primissimo Splinter Cell ed era gratis. era o è ancora? La Ubisoft l'ha rilasciato gratis, com'è? Era o è ancora? Ma mi pare che l'ha rilasciato a vita gratis, non vorrei dire cazzate. Vabbè, Non lo potrei anche so. provare. Prendi la tua Come? bandiera e attraversa la È foresta. 2002, Raggiungi però tutti la gli alieni grafica non è il presenti massimo, però nell'area. come vedi come attivo il visore notturno e diventa in bianco e nero, c'ha degli effetti di ombre che non si vedono ancora neanche Ricordando che sono adesso, stealth, se notti o peccato no. sia ancora giorno. Sì, è un po' cinematografico. Sì, e Solo poi per cioè, adesso. sono perché sono dinamiche. Adesso invece sono molto scriptati gli effetti di luce. Vedi come il fuoco, vabbè, non è il massimo, però le Cercando luci, informazioni mediche. le ombre intorno, gli effetti di Questo luce che bambino si è visto cosa ha prima, messo sul mica Nicolas? Come cazzi. posso trovarlo? Comunque, Una scatola nera di difficile Blanco. come gioco. Competitore Io me lo ricordavo internazionale più di Fortnite. facile. Volevo fare dei gameplay un po' avanzati, Hai però ai avvisato la tua squadra? livelli più alti mi stavo bloccando dopo 5 minuti, non avevo voglia di ritornare ad allenarmi, allora ho fatto un pezzo del primo livello perché altrimenti non. È un gioco bello Sì, c'era da cazzuto. suicidarsi. Ecco, vedi le ombre, cioè C'è l'uscita. trova le ombre così. Sì. Ma poi anche prima ho visto quando filtrava la luce dalle Sì, finestre. sono quegli effetti lì che se lo sono proprio studiato al millimetro. Gli effetti di luce in sto gioco. Sì, dai, insomma, per essere un gioco gratis, hanno fatto un bel servizio. C'è poca azione in questo gameplay perché ho fatto il primo livello in pratica. Sei vista brutta? Beh, Più o meno. un altro proprio non sei capace. Lo so. Penso, Però siccome non parlo io che è a livello questo dovrebbe difficile, trattarsi di un questo. convinto vabbè, ma poi parlo io che a Hitman faccio le stragi tipo Isis. A livello Sì, è facile. proprio. No, non proprio a livello Livello facile, so di medio. solito. Sì, Medio. o a livello medio o a livello difficile, uno dei due. Però porca puttana, ti scoprono subito, cioè non è possibile. Sì, Basta che sbagli una cosa un attimo e poi devi trascinare i cadaveri, no? Tu prendi il travestimento, devi trascinare i cadaveri e ti vedono sempre. che poi nei primi due Hitman io ricordo che era anche una merda, ecco qui un po' d'azione finalmente, ma io ricordo che nei primi due Hitman, come ti scoprivano, ti arrivavano addosso in 50, no, cioè. Arrivava Sì. tutta la caccia, cioè, dovevi entrare ad uccidere un boss in una casa, in una villona. Ti arrivavano addosso tutti di tutta la villona nei primi due Hitman, o no? Quasi, Quasi, è comunque una baraonda di scagnozzi. se dovevi scappare dovevi nasconderti se riuscivi. E grafica a parte come le pare questo Splinter Cell? Guarda, alla fine anche la grafica, dai, per essere del 2002 non è proprio una merda, cioè No, una merce. non è tipo PS1, diciamo, Anzi, almeno per il 2002 mi sembra che era il massimo questo. sì. Abbiamo. Bisogna poi anche contestualizzare, Cioè, chiaramente. abbiamo ucciso uno dei.
degli scagnozzi spioni. Nulla. Sicuramente mi divertirebbe più di Clash of Clans, che diciamo non è proprio Ma l'hai il mai genere. provato Clash of Clans? Che a te piacciono anche gli RTS? E Clash of Clans lo odi proprio? Detesti? Gli RTS sono. Real time strategy. No, ma è diverso perché Beh, cioè, sì, io cioè. gioco magari Stronghold Crusader, questi giochi Sì, qui. per computer, però Sì, esatto. che sono più, Più diciamo, quando devi skillosi. mandare delle truppe. Sì, ma poi quando devi mandare delle truppe puoi decidere di più. Cioè, lì è un Puoi po' una governare situazione le truppe, strana. sì, Sì, non, su Clash non puoi governare le truppe. Puoi ancora decidere, assurdo, però diciamo, assurdo. anche la mappa è più piccola. Sì, ma poi c'è una rottura di coglioni nella storia che devi stare lì, devi aspettare, o devi aspettare oppure devi andare lì ogni 10 minuti per forza. Cioè, pare che uno deve andare al gabinetto ogni tanto. Cioè, della serie, vado al gabinetto però perché devo fare Clash of Clans così. Cioè, Ebbene, come. sì, signore e signori, abbiamo un hater di Clash of Clans nel nostro No, gruppo. ma cioè, è come proprio lo. Come gli sfinteri, no? Capito? Che ogni tanto devi avere Clash of Clans così e poi finisce subito. Cioè? No, perché sai, ogni tanto no, tu bevi, no? E devi andare al bagno ogni tanto, capito? A urinare, a defecare. Clash of Clans. Io mi dissocio, non credo sia così terribile Clash of Clans. No, ma aspetta, perché ti spiego il concetto. No, Con aspetta, Clash of Clans. un'ultima cosa. Se stessimo parlando di Clash Royale, sarei d'accordo. Finisci pure. No, ma il concetto è che, cioè, è come quando devi andare al bagno, no? Ogni tanto, così uguale con Clash of Clans, ogni tanto devi prendere il telefono, devi controllare, cioè è uguale proprio, è necessità, cioè non è uno di quei giochi che dici, oh, lo gioco un'oretta, 2 ore, così, faccio una partita seria, fatta bene, Ah, devi sì, è una proprio. cosa che devi, sì, cioè, metti a fare le truppe, Sì. metti, appi la Poi aspetti. struttura e poi quando è pronto, quando sarà. No, guarda, ne ho visto uno io veramente, anche questo potremmo recensirlo davvero, ma perché è proprio atroce, è ingiocabile. Stronghold Kingdoms. E nulla, ma il peggio di Clash of Clans per me, o almeno c'è, cioè, ognuno c'è i suoi gusti, a me non piace Clash of Clans, però diciamo è un gioco che ha il suo perché, ma veramente è un gioco proprio che mi lascia senza parole in negativo, Stronghold Kingdoms. Tu dirai, no, cioè a te gli Stronghold piacciono, nel senso con te ce ne parlo della cosa, soprattutto i primi due, Stronghold Crusader, mi piacciono, Sì. sono. Ma cioè, è proprio Stronghold Kingdoms, è come prendere un bel gioco Sì. e La rovinarlo. versione free to play non vale un cazzo, Sì. insomma. È la versione free to play di Stronghold praticamente. È come prendere una torta e versarci una valanga di merda sopra, così con la pala proprio, buttarcisi sopra, arrotolarci i maiali, il fango sopra, lo schifo, il cemento armato anche sopra, così. Insomma, bene, adesso sto delirando, però insomma è ingiocabile. Potrei farci una recensione perché il mondo proprio deve sapere, cioè il mondo deve sapere. Perché questa cosa non può passare inosservata, questo gioco non lo conosce quasi nessuno. Zeb 89, esci da questo corpo. Sì, ma perché. No, Cioè, c'è quell'incazzatura. entra la Quando si vede possessione di Zeb. l'incazzatura in Zebo, Comunque ma è il normale. gameplay è quasi finito. Anticipo della recensione che verrà sul blog. Su questo Se gioco. per caso vorreste vedere altri gameplay di questo gioco, fatecelo sapere nei commenti. Se proprio volete, cioè Se se proprio proprio fanno necessità. volete, altrimenti c'è sempre la possibilità del bonifico bancario, di cui trovate Sì. l'IBAN in Puoi percorrere la tua descrizione. strada, devi Ora assolutamente 6-7 cifre, noi non ci offendiamo, anzi. vi salutiamo, Ciao. ciao, e che lo spirito di Zeb89 sia con voi. Esatto, Lizzo.